Ciao intelligenze naturali da me e dal Pollo Vaslavic per la serie Video Reactions. Andiamo a dedicare a un protagonista di questi giorni che è Putin, che un po' di tempo fa ha detto la sua sull'intelligenza artificiale e su questa rete che si chiama RT, che è filorussa. Vediamo insieme che cosa ha da Now, dire. the Russian president has given a speech calling to transform the country in digital and artificial intelligence. In the coming decade, we are to pursue the digital transformation of our entire country. We are to universally implement AI technologies and big data analysis. In realizing our goals, we must rely on a sovereign technological groundwork. Quando si riferisce a big data si parla di grandi quantità di dati, cioè dati in una quantità tale che non vanno su un solo computer, bisogna utilizzare dei cluster di computer per analizzare i dati, quindi è una soglia tecnologica per cui si va sulle grandi quantità. A billion rubles will be earmarked to. Era, parlando di intelligenza artificiale, chiaramente se questa intelligenza artificiale nel settore del machine deep learning dipende dai dati, tanti più dati hai a disposizione, tanto meglio vai. To the digital transformation of the public administration and shift public services to a digital format, many of which will be provided automatically. Anche loro parlano di digitalizzazione, che è un problema un po' per tutti, ancora troppi. Troppa roba su carta, ancora troppi, non solo digitalizzazione, ma anche a livello di strumenti, ancora troppi fogli Excel, ancora troppi database frammentati e che usano codifiche completamente diverse. Okay, well, let's bring in our correspondent then, Dan Hawkins, on this. Dan, some big, ambitious plans announced. What else was said today? Well, President Putin has always. Vabbè, sta parte la salto perché c'è questo giornalista, sicuramente è un fenomeno, però. Part of his speech today as well, in which the president highlighted the need to update the country's laws and legislation. I ask the government to promptly present a bill allowing the creation of draft laws for using AI across economy sectors, and also present the strategy of how to use AI in practice so that it helps, for example, doctors. At the same time, all risks of personal data leaks should be prevented. Non sarà così, e qua vedo una grande tensione di cui si parla in realtà poco. Tutte le grandi potenze internazionali hanno un programma per l'intelligenza artificiale. L'Europa ha pubblicato una bozza che nei prossimi video cercherò di commentare nel dettaglio. Mi piacerebbe tanto far partire un dialogo divulgativo su questo. Qual è il punto? Che se fai intelligenza artificiale e fai quel tipo di intelligenza artificiale che è basato su dati, per farla funzionare bene, per avere un vantaggio in quel tipo di intelligenza artificiale, vai per forza in attrito rispetto alla privacy, o meglio, le misure di privacy che sono sacrosante, soprattutto a livello europeo, stiamo anni luce avanti a tutto il resto del mondo, anche più avanti rispetto agli americani. Il GDPR è un'iniziativa europea che ha fatto scuola in tutto il mondo. GDPR vuol dire è la. Sono le GDPR riguarda le regole europee per quello che riguarda la tutela della privacy, che sono state poi imitate in tutto il mondo. Se andiamo a proteggere i dati personali, abbiamo meno dati a disposizione per fare intelligenza artificiale, quindi avrai questo paradosso per cui tanto meno c'è protezione dei dati personali, tanto più avanzate saranno le intelligenze artificiali. E questo si vede da quello che sta facendo la Cina, si è visto con TikTok, si è visto con i progressi che stanno facendo per il riconoscimento facciale di persone. La Cina riesce a fare queste cose perché montagne di dati ce ne sono, montagne di persone anche, montagne di potenza di calcolo anche. C'è poca tutela della privacy perché è un posto molto meno democratico di quello, hanno un regolamento che è molto meno democratico di quello che abbiamo in Occidente e quindi meno rispettoso della privacy e quindi la loro intelligenza artificiale va per forza più velocemente della nostra. Human rights should unconditionally be observed. Esatto, e giustamente la privacy va tutelata, su questo siamo tutti d'accordo. Chi però non tutelerà la privacy e si prenderà questa libertà in più ha un vantaggio competitivo. La privacy, pur essendo sacrosanta, fa da attrito ai progressi dell'intelligenza artificiale. E questa qui è una tensione che vivremo e con cui dovremo fare i conti. Now, those proposals that the president mentions there, they could come as early
as next year, early 2021, well, he will put forward proposals to grant AI developers. Niente, io ero partito che questo qui, basta, pausa, pausa. Questo qui era un video tutto di Putin. In realtà c'è anche quest'altro ragazzo di Mosca che parla. L'aiuto qui. Spero di. Ditemi che ne pensate nei commenti, se vi piace questo tipo di video, se vogliamo approfondire. A me quello che piacerebbe fare è prendere le nuove proposte europee in termini di intelligenza artificiale, che sono intrise di questa tensione nei confronti della privacy, e entrare più nel dettaglio di quello che sta succedendo e vedere se ci quadra quello che a livello europeo succede, in che modo intaccherà il nostro lavoro, le nostre carriere, la nostra privacy e il progresso dell'Europa in intelligenza artificiale. Intanto io e il Polo Václavik vi salutiamo, ci vediamo al prossimo test di Turing. Ciao intelligenze naturali!